Dal Vangelo secondo Giovanni. Il giorno dopo la folla rimasta dall'altra parte del mare vide che c'era soltanto una barca e che Gesù non era salito con i suoi discepoli sulla barca, ma i suoi discepoli erano partiti da soli. Altre barche erano giunte da Tiberiade, vicino al luogo dove avevano mangiato il pane dopo che il Signore aveva reso grazie. Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto di qua?» Gesù rispose loro: in verità io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà. Perché su di lui il Padre Dio ha messo il suo sigillo. Gli dissero allora: che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio? Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. Parola del Signore. Parole del Santo Evangelo, cancella i nostri peccati. Solo una breve riflessione, fratelli carissimi, che trae proprio dalla parola del Signore. La folla, dopo aver mangiato del pane che Gesù ha spezzato, rendendo grazie al Padre e donandolo, si mette alla ricerca di Gesù. Le folle si mettono alla ricerca di Gesù. Oggi dovremmo farci una domanda: chi si mette alla ricerca di Gesù? Penso che la risposta sia pochi, anzi pochi è una risposta generosissima, dovremmo dire pochissimi. E talvolta ci si mette alla ricerca di Gesù quando vi è una necessità. Ma Gesù lo dice apertamente alle folle: voi mi cercate non perché avete visto dei segni. Alla fine non è per essere andati ad uno spettacolo, ad un gioco di prestigio, no, no. Perché un segno che Gesù può compiere ci può lasciare tali e quali. Non so se vi è mai capitato di sentire qualche testimonianza: ah, il Signore a quello l'ha guarito, a quello l'ha salvato, e lì c'è stato un intervento straordinario, ma poi alla fine a noi non ci aggiunge e non ci toglie nulla. Vi è capitato mai di pensarci? Beh, grazie Gesù, bello, tu intervieni nella vita di quelle persone, hai compiuto grandi benedizioni, come l'hai fatto con loro lo puoi fare con me, quello che hai fatto una volta lo puoi fare sempre, però bisogno che non vi sia per me. E se c'è bisogno, come hai fatto per gli altri, Signore, grazie, perché so che tu lo fai per me. Ma Gesù invece ci dice: no, voi non mi cercate per i segni, voi mi cercate perché avete mangiato di quel cibo, di quei pani, e vi siete saziati. Di che cosa si erano saziati? Queste persone che cosa avevano fatto? La moltiplicazione dei pani e dei pesci avviene, nel capitolo 6 di Giovanni, dopo che Gesù fa 3 giorni di predicazione. E qualcuno dice ai discepoli: senti, rimandali via perché il luogo è deserto. E sono 3 giorni, sono stanchi, sono sfiniti. E Gesù dice: no, non possiamo mandarli a casa se così, se no vengono meno nella via. Prende alcuni pani che gli presentano e dopo aver reso grazie, eucaristo è il termine greco, eucaristia, dopo aver reso grazie al Padre, li spezza, tutti mangiano e tutti furono saziati. Ma di che cosa si erano saziati quelle persone? Uno, si erano saziati della presenza di Gesù. La presenza di Gesù sazia, ci fa sperimentare il gusto delle cose belle di Dio. Ma chi non ha gustato, gustate e vedete quanto è buono il Signore, ma chi non ha gustato, chi non ha sperimentato, non dirà mai
voglio gustare. Chi non ha fatto esperienza non ha il desiderio. Voi avete mangiato della mia presenza. Hanno gustato e si sono saziati di che cosa? Non solo della presenza, della parola. Aver mangiato il pane, perché seguivano Gesù? Perché ascoltavano la sua parola. Non potevano farne a meno. Volete andarvene anche voi? Dirà Gesù ai discepoli. Come risponde San Pietro? Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto che tu sei il figlio di Dio. E adesso Gesù lo dirà. Vedete, Gesù ci sazia con la sua presenza, ci sazia con la sua parola, ci sazia con l'Eucaristia. È il pane del cammino che ci permette di affrontare, di camminare con la sua grazia. Quel pane che sostiene, che dà vigore. Stamattina, durante le lodi che abbiamo celebrato comunitariamente anche con gli altri sacerdoti di Santa Teresa, c'era un salmo che spesso l'avevo letto, ma oggi ha colpito di più la mia attenzione, il Salmo 83, il primo salmo delle lodi del mattino, dove dice: nella valle del pianto, nella valle del pianto la trasforma in una sorgente. Anche se camminiamo in una valle di pianto, gementi e piangenti in questa valle di lacrime, la valle del pianto, la valle del dolore, tu la devi trasmutare in una sorgente. E prima che arrivi la pioggia, viene ammantata di benedizioni la terra. Che significa? Che intanto dobbiamo agire noi, anche nei momenti della prova. Noi dobbiamo trasformare la valle di lacrime in una sorgente di benedizioni. E attenzione, prima ancora che arrivi l'acqua dal cielo, deve affiorare la sorgente della grazia. E questo ce lo dice il Signore, significa che dobbiamo metterci noi a far fluire quelle benedizioni che il Signore ha dato e che sono dentro di noi. C'è questa sorgente d'acqua viva, zampillante, e noi dobbiamo permettere alla grazia di Dio di farla affiorare. Non dobbiamo semplicemente aspettare dal cielo, dobbiamo anche muoverci noi. Qui le parole bellissime di Sant'Ignazio che raccomandava: spera sapendo che tutto promana da Dio, ma agisci come se tutto dipendesse da te. Alla fine noi dobbiamo darci da fare, non dobbiamo aspettare semplicemente che ci venga giù dal cielo una benedizione, ma dobbiamo noi stessi, prima ancora che Dio faccia affiorare le sue benedizioni, faccia piovere le sue benedizioni dal cielo, farle affiorare, perché Dio ha messo dentro di noi la sua benedizione e la sua grazia. E qui penso anche alla memoria liturgica che oggi la Chiesa celebra, noi lo facciamo un devoto ricordo, una commemorazione di una santa straordinaria, soprattutto per la sua semplicità, la sua piccolezza e la sua grande umiltà, Santa Bernadette. Oggi la Chiesa ricorda questa santa straordinaria. Vogliamo pregare anche per il Papa Emerito, Papa Benedetto XVI, il Vescovo Emerito di Roma, che il Signore lo benedica. Oggi fa 91 anni, con la sua grazia il Signore lo conservi a lungo, perché possa pregare per tutta la Chiesa universale. Ma attenzione, parlavo di Bernadette. Cosa ha detto la Madonna Bernadette? Ha detto delle cose strane. Ha detto a Bernadette: scava. E scavando è affiorata la sorgente. E le ha detto: lavati la faccia. Capite che quando affiora una sorgente, all'inizio, sopra essendoci la terra, la polvere, la terra nera, si è fatto fango. Per cui capite bene che Bernadette si è fidata, però quando si è lavata la faccia l'hanno presa tutta per pazzi, tutti per pazza. L'hanno guardata con un occhio strano, dice: ma questa che cosa fa? Tra l'altro in quelle parti dei Pirenei che fa freddo la mattina,
si prende un po' di vino caldo, il vino cotto, no? Quando, anche per la bronchite, per i vecchi rimedi della nonna, no? Ecco, il vino col miele e col limone, erano i vecchi rimedi. Quindi dice, no, questa ubriaca è di prima mattina, ubriaca è. E invece no, lei ha fatto uscire quella sorgente. Vi faccio una domanda, quella sorgente già c'era, quell'acqua già c'era oppure no? C'era o no? E invece c'era, era coperta. Perché il Signore aveva preparato tutto. La Vergine Santissima le ha detto però, scava. Se lei non avesse scavato, l'acqua non sarebbe sbottata fuori. Non ci sarebbe stato il cosiddetto scoppo dell'acqua, no? Non sarebbe uscita fuori. L'acqua c'era. Non è che si è creata in quel momento, stiamo attenti, eh? C'era l'acqua. Ma lì, ecco, il Signore ti chiede di scavare. Tante volte il Signore chiede di ricercarla, questa benedizione che è dentro di noi. E quando noi permettiamo a Dio di far affiorare le sue meraviglie da noi, queste meraviglie poi sono per tutti. E allora nascono i miracoli. Diventa una sorgente miracolosa. E prima ancora che arrivi la grazia dal cielo, la grazia di Dio affiora anche dalle profondità della terra. Che grande benedizione che il Signore dà a ciascuno di noi. La sua benedizione è dentro di noi. Sin da quando abbiamo ricevuto le acque del battesimo, l'unzione crismale, dove siamo divenuti sacerdoti, re, profeti, possiamo pregare Dio, intercedere gli uni gli altri, profetizzare, parlare in nome per conto di Dio, narrare le meraviglie di Dio, essere gli annunciatori delle meraviglie di Dio e fare innamorare anche gli altri di Dio. Questo è il nostro compito, la nostra missione, come lo fu quella del beato diacono Stefano, Santo Stefano, il cui volto, così si concludeva il brano che abbiamo ascoltato degli Atti degli Apostoli, il suo volto era come quello di un angelo. Anche i nostri volti devono essere come quelli degli angeli, ma non degli angeli delle tenebre, degli angeli di luce, che sanno portare una parola di pace, non che sanno gettare benzina su presbiti, sui carboni ardenti e quindi far divampare roghi, ma dobbiamo essere di quelli che portano un messaggio di pace, di benedizione. Angeli, angelos in greco significa messaggero. Noi dobbiamo essere messaggeri. Dio oggi ci manda ad essere il suo messaggio vivo, la sua benedizione nella nostra piccolezza e avere consapevolezza che Dio ci chiama per quello che siamo. Nel testamento spirituale Santa Bernadette scrive qualcosa di straordinario e dice: ti ringrazio Signore, ti ringrazio, fa molto di più di ciò che noi possiamo osare, sperare e credere. Al Signore Dio, ricco di misericordia, di bontà, che in Cristo Gesù ci ha donato il segno del suo amore, e questa è la volontà, ci diceva la pericope evangelica che abbiamo concluso, e sono le parole di Gesù: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che lui ha mandato, perché su di lui, sul figlio dell'uomo, sul figlio di Dio fatto uomo, su Gesù, il Padre Dio ha messo il suo sigillo, la sua firma, e noi dobbiamo credere in Gesù. Allora in Gesù vogliamo credere, sperare, vogliamo continuare ad agire, ecco, permettendo alla sua grazia di affiorare da noi, e che le benedizioni del Signore, a partire da quella che è l'opera nostra terrena, e la grazia di Dio che scenderà dal cielo, dalla dimensione spirituale, si passerà qui nella nostra vita terrena, ecco, possano farci sperimentare questo amore grande di Dio, questa misericordia immensa di Dio, che vuole la nostra felicità, la nostra pienezza di vita, la nostra gioia piena in Lui, nel tempo, nella storia e per l'eternità. Sia lodato Gesù Cristo.